La vinceremo questa sfida. La vinceremo perché siamo un popolo abituato a tante esperienze. Perché siamo un popolo forte, noi siciliani. Perché abbiamo subito 15 dominazioni straniere e non abbiamo mai perso l'orgoglio di essere siciliani. La vinceremo questa sfida perché siamo abituati alle calamità naturali. Abbiamo conosciuto terremoti, eruzioni, carestie, pestilenze in questa terra impastata di sangue e di sudore. La vinceremo questa sfida perché per noi e con noi lavorano giorno e notte migliaia di persone, gli operatori della sanità, i medici, gli infermieri, gli operatori del 118. I farmacisti che stanno sempre aperti, pronti a dare un consiglio, un conforto, i ragazzi in divisa delle forze dell'ordine e delle forze armate, gli uomini della protezione civile, i volontari, i 390 sindaci che sono il punto di riferimento delle nostre comunità e che subiscono la pressione dei propri cittadini e che debbono ogni giorno faticosamente trovare il punto di equilibrio, una soluzione e una parola per tutti. I 9 prefetti, che sono la cerniera fra il territorio e lo Stato. Siamo un popolo che sa, nei momenti necessari, ritrovare il rispetto del rigore, come abbiamo fatto in queste 4-5 settimane, restando a casa e sbalordendo tutto il resto d'Italia, che invece era convinto che in Sicilia sarebbe andato tutto a catafascio. Siamo convinti che la Pasqua possa rappresentare per tutti noi un momento di riflessione. Un momento per rivolgere un pensiero commosso ai nostri conterranei che non ce l'hanno fatta nelle scorse settimane, nei scorsi giorni, e perché siamo convinti che ormai in fondo al tunnel si intravede una piccola luce. Questo significa che dobbiamo ancora non rassegnarci, dobbiamo ancora fare un sacrificio in più. Non dobbiamo stancarci, non dobbiamo perdere la pazienza, non dobbiamo rovinare tutto quello che abbiamo fatto in questo periodo. Dobbiamo ritrovare le ragioni della unità per stare assieme. La Sicilia ha sempre potuto contare su se stessa nella sua plurimillenaria vicenda, umana. E mai come in questa volta dobbiamo innanzitutto contare sulla nostra capacità di saper soffrire per poter guardare al futuro con un minimo di speranza. Io sono convinto che presto usciremo da questa triste avventura e ne usciremo anche bene. Avverto per intero il peso di una grande responsabilità. In questa terra dove ci sono i miei figli e anche i vostri figli, i miei nipoti e anche i vostri nipoti. Tanti di voi rinunciano a tante cose, ma questo è il valore di una comunità che sa essere presente a se stessa. E se la Pasqua è la vittoria della vita sulla morte, lo dico per i credenti e anche per chi credente non è. Viviamola questa Pasqua perché può essere l'inizio della fine di una triste vicenda che non ha risparmiato niente a nessuno, ma dalla quale sapremo uscire se tutti resteremo uniti, se tutti dimostreremo che il popolo siciliano è un grande popolo. Auguri a tutti.